L'Hockey Forte dei Marmi, dopo il capolavoro compiuto sabato sera in casa, dove ha vinto per 5-2 la seconda gara contro i campioni d'Italia del Trissino in piena emergenza, considerando le assenze di Ambrosio e Pedro Gil, martedì sera discende alle 20.45 al Paladante in gara 4 della finale playoff del campionato di Serie 1 di hockey su pista. I rossoblu sono in vantaggio nella serie delle 5 partite 2-1, quindi hanno la possibilità di conquistare lo scudetto in Veneto. La squadra è consapevole però che non è affatto finita ed è per questo motivo che, recuperando Gil dopo la squalifica, intende scendere in pista con la concentrazione al massimo. Protagonista sabato sera insieme ai compagni è stato come sempre il portiere anche della nazionale Richignata, che ha neutralizzato con estrema sicurezza le conclusioni degli avversari, e il tecnico Bertolucci confida ancora su di lui e sul gruppo per cercare di raggiungere l'obiettivo sperato. Sappiamo che è difficilissimo andare lì a vincere, non so se in stagione regolare ci ha vinto qualcuno a Trissino. Noi ci proveremo perché ci crediamo veramente, sappiamo che poi gara 5 comunque sarebbe difficile anche se è in casa nostra, per cui andiamo con tutta la voglia e tutta l'energia per portarlo a casa.